Allora, sentite? parto con l'appello, Presidente. Molto bene, grazie. Ramirez. Ok, Battaggia, Presente. presente, Falezza, Agnoli, Presente. presente, Casella, Presente. presente, Fasoli, Presente. presente, Piva, Presente. presente, Trincanato. Adami, Presente. presente, non ho capito Trincanato, ha risposto. Presente, sì, scusate, Presente. sono dal cellulare, ho il cellulare che mi lascia un po' pieno. Adesso trovo un computer. Russo, Presente. presente, Rossi, Bertaia, Bozza, come capigruppo Molino. Presente. Presente, Segattini, Verzè, Cugini, Polato, Sboarin, Presente. presente, Zavarise, Bisinella, Presente. presente, Lella, Presente. presente, Pisa, presente, Tosi, Presente, buongiorno. presente, buongiorno, Padovani. Presente, buongiorno. Presente. Presidente, abbiamo il numero legale, possiamo iniziare. Molto bene, grazie. Nel frattempo vedo che anche il dottor D'Agostino si è collegato e quindi possiamo senz'altro cominciare. Quindi un saluto, un ringraziamento alle colleghe e ai colleghi della Commissione e ai nostri ospiti di oggi che vi presento. Appunto, dottor Marco D'Agostino, che è il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, grazie di essere qui con noi. Federico Melotto, presidente dell'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea, grazie professor Melotto. E Jacopo Buffolo, che è assessore alla memoria storica della nostra amministrazione, grazie Jacopo di essere qui con noi. Il giorno del ricordo a 20 anni dalla sua istituzione. Anche in questa occasione, come abbiamo cercato di fare con la giornata della memoria, abbiamo inteso proporre un momento di riflessione critica, diciamo, su questa solennità, per cercare un po' di farne anche un bilancio dopo alcuni anni dalla sua istituzione. E il giorno del ricordo è frutto di una legge approvata nel 30 marzo del ormai lontano, tutto sommato 2004, con una decisione del Parlamento del nostro paese, quasi unanime, votarono contro la proposta solo una dozzina, se ben ricordo, di deputati dell'allora Partito Comunista d'Italia e di Rifondazione Comunista. Ma diciamo il consenso fu trasversale, insomma, quasi completo. E mi sembra che questo, ecco, ricordare anche questo dato politico sia un aspetto molto importante. E 10 febbraio è una data anche difficile, mi ricordo che allora, come dire, non fu facile anche identificare nel calendario una data che fosse adatta, no? In un certo senso. Perché ricordiamo che il 10 febbraio del 47 è la data in cui il nostro paese, nel Trattato di pace di Parigi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è il trattato che sancisce la perdita di una serie di territori che avevano fatto parte dell'allora Regno d'Italia, quindi l'Istria, il Quarnaro, Zara, la maggior parte della Venezia Giulia. E quindi insomma anche la data stessa ci riporta ad un passaggio particolarmente doloroso anche del nostro paese, vero? Che comunque a Parigi si presentava come un paese sconfitto in guerra e ritenuto corresponsabile anche dell'inizio del conflitto, data l'alleanza con la Germania nazista. E la legge si dava come finalità quella, vero, di conservare, rinnovare la memoria, leggo, sto citando, vero, la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Quindi, diciamo, il focus della legge riguardava gli eccidi da una parte e l'esodo, ossia quelle centinaia di migliaia di italiani, no? Di appartenenti alla nostra etnia, che furono costretti per le vicende drammatiche di quel tempo di lasciare quei territori dove si erano insediati a volte da generazioni. E il giorno del ricordo ha avuto una storia anche abbastanza complessa in questi anni, perché forse ha subito forse una fatale politicizzazione. E uno dei, così, delle cose che vorrei chiedere ai nostri, diciamo, ospiti di oggi è proprio anche una riflessione, ecco, anche su questi aspetti, nella convinzione che una data come questa dovrebbe cercare per il possibile di mettere in primo piano le vittime innanzitutto e di, insomma, in qualche modo cercare di attenuare gli aspetti che le passioni politiche a volte portano a far prevalere, no? Proprio per il rispetto, diciamo, che dobbiamo a vicende così dolorose. D'altra parte credo anche che queste vicende appartengono anche alla storia e quindi sono obiettivamente anche e legittimamente oggetto di una riflessione storiografica che quindi si indaga sugli aspetti principali. C'è una questione che riguarda ovviamente le vittime, il numero delle vittime, no? Perché poi problemi anche tecnici di ricerca storiografica non ha reso agevole il lavoro degli storici. C'è un problema che si pone d'altra parte anche per la Shoah, voglio dire, no? Rispetto ai quali le stime, i famosi 6 milioni, poi non è che siano tutti certificati, no? Anche se poi ovviamente lo Yad Vashem, cioè il mausoleo dedicato alla memoria, ha raccolto poi le prove per cercare di identificare il numero delle vittime. Quindi cosa voglio dire? Che anche ovviamente è legittimo che la storia si interroghi poi scientificamente per cercare di mettere a fuoco i contorni esatti della vicenda. Così come penso sia legittimo che esista un dibattito storiografico che riguarda ovviamente la contestualizzazione, ma che riguardi le premesse, che riguarda insomma quello che il lavoro della storia fa. Credo tuttavia, e qui naturalmente vorrei sentire il vostro parere, credo tuttavia che nel momento in cui le istituzioni accettano di celebrare questa solennità, ecco, non devono dar mai l'idea di relativizzare o di banalizzare, no, quello che è la vicenda centrale, cioè un dramma che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone per quanto riguarda l'esodo, che pure riguardo è una vicenda che si colloca poi in quelle terrificanti vicende di quegli anni, no? Gli spostamenti di popolazione in quegli anni durante la Seconda Guerra Mondiale in Europa arrivano ai 12, 13, 14 milioni di persone, ma questo naturalmente non significa che 300 o 400 mila profughi giuliani siano un'esperienza, come dire, minimale o da banalizzare. È comunque una grande ferita della nostra storia. Così come non credo sia importante capire se gli eccidi riguardarono 10.000, 12.000, 7.000, no? È un dibattito che deve essere lasciato alla storia, senza che questo comporti la minima defezione dall'impegno che abbiamo di ricordare quelle vicende drammatiche. Quindi quello che vorrei chiedere, mi scuso, mi sono un po' dilungato in questa premessa perché volevo un po' anche fornire alcuni spunti, come mi sono accordato in precedenza con gli ospiti, per lasciare poi a loro le loro valutazioni. Quindi chiederei loro, ecco, di fare una riflessione, darei subito la parola al dottor D'Agostino, ecco, proprio anche per rispettare, insomma, questa centralità, il focus, diciamo, della vicenda sulle vittime di allora. E vorrei chiedergli appunto come, se diciamo, cosa ne pensa, insomma, di queste osservazioni che abbiamo cercato di fare, e qual è stata anche un po' l'esperienza delle celebrazioni di quest'anno, voglio dire, e poi daremo la parola sugli stessi temi a Federico Melotto e al nostro assessore, che in qualità della delega per la memoria storica è poi chi ha organizzato sostanzialmente le celebrazioni di quest'anno.
Naturalmente poi quindi vi proporrei 10-15 minuti a testa e poi lasciamo un po' di spazio agli interventi dei colleghi. Grazie dottore D'Agostino di essere qui con noi, quindi con piacere le passo la parola. Io buongiorno a tutti, ringrazio voi dell'ospitalità e dell'occasione che sicuramente rappresenta un momento di approfondimento, ma inevitabilmente di arricchimento per tutti, compreso il sottoscritto ovviamente, rispetto alla proposta e al tema che si affronterà oggi. Io quello che posso dire da presidente del Comitato Provinciale della NVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, presente a Verona dalla fine del secondo conflitto, quindi mi piace ricordare che la nostra associazione è nata con lo scopo di aiutare gli esuli. E poi sul termine esuli e profughi vorrei fare un piccolo incipit. Comunque, lo scopo primario della nostra associazione era proprio quello, cioè dare soccorso, aiuto, il primo aiuto a chi doveva affrontare l'esodo e a chi si trovava ospitalità nelle città e nei luoghi in Italia dove dovevano far ripartire in qualche modo la loro vita, una nuova gestione di famiglia, un nuovo progetto di vita. E poi naturalmente negli anni, nei decenni, l'associazione è diventata qualcosa di diverso perché diciamo quelle prime necessità hanno avuto una risposta anche più o meno tempestiva o lenta in molti altri casi da parte del governo, perché mi piace ricordare anche il fatto che molti esuli hanno vissuto per diversi decenni nelle baracche dove hanno trovato ospitalità, là dove era impossibile trovare accoglienza presso parenti o amici, cosa che i più fortunati hanno avuto modo di trovare. Quindi ecco, l'associazione ha trovato la possibilità di creare opportunità di conoscenza, opportunità di approfondimento andando nelle scuole attraverso naturalmente le stesse celebrazioni, ed è diventato un modo di aggregare persone per dare la possibilità di far conoscere la nostra storia, di aver partecipato a quello che è stato il lungo cammino per avere la riconoscenza di una giornata che ne celebrasse questa pagina di storia drammatica per questi quasi 300.000 esuli, oltre al fatto di oggi, devo dire, creare quelli che sono, ed è il risultato veramente lungo, ma devo dire a questo punto piacevole, che permette alla nostra associazione, ma anche alle altre, di aver creato dei collegamenti con i rimasti, cioè coloro che hanno deciso di rimanere in quelle terre, ma soprattutto con le amministrazioni locali della costa adriatica orientale. E oggi infatti si stanno sviluppando diversi temi. Ha spento il microfono, se può riattivarlo, grazie. È cascato il dito sulla tastiera. No, dicevo questo appunto, c'è questo vento di favore che porta a nuove relazioni tra l'Italia e Slovenia e Croazia, e i paesi che sono entrati nella comunità europea e che a noi interessano per quanto riguarda quelle che erano le terre dove avevano vissuto appunto gli italiani di quei luoghi. Sui numeri, sì, ho voluto dare un attimo una panoramica di quella che è la nostra realtà associativa. Sui numeri, sì, i numeri sono sempre oggetto di interpretazione, ma qui sicuramente saranno più adeguati gli storici presenti, come il dottor Melotto,
Però ecco, dal punto di vista nostro non è il numero che dà il peso e l'importanza di quello che è stato il dramma degli esuli, come per quanto riguarda le vittime infoibate o uccise in quei momenti tragici, e mi piace ricordare avvenuti nel 43 e nel 45, ma anche a fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi si sono prolungati per tutto il decennio degli anni 40 e in qualche caso anche oltre. Ecco, i numeri non è che danno sicuramente una quota di importanza di quello che è stato il fenomeno, sicuramente, ma non tolgono il peso di quello che fu un progetto da parte del nuovo paese nascente della Jugoslavia, appunto, che era quello di stabilire un governo di natura naturalmente comunista di realizzare quella che era un governo, sì, di natura comunista su un paese che aveva avuto diverse fratture interne. Questo progetto poneva sicuramente di dover trovare e dare spazio al nuovo governo, eliminando ogni elemento che potesse impedire quella nuova unificazione dello Stato jugoslavo. Quindi tutti coloro che rappresentavano in qualche modo una minaccia a questo progetto, a partire dagli italiani che abitavano lì da diversi secoli, ma gli stessi sloveni e croati, molti trovarono la morte perché appunto non erano aderenti a quel progetto. Quindi sento molte discussioni se è giusto parlare di violenze etniche, di definire in un modo o in un altro quello che fu un eccidio violento verso gli italiani. Beh, fu anche questo, perché poi nel corso delle violenze vi furono anche, come si dice, vi furono anche delle personali esecuzioni, chi doveva pareggiare i conti all'interno dei paesi, tra chi aveva il potere economico. Questi erano per buona parte gli italiani, chi aveva invece pretese da più tempo e magari apparteneva alla classe proletaria. Ecco, vi furono anche queste realtà. Però sicuramente non si può negare che vi fu comunque in questo progetto molto largo, che naturalmente adesso ho messo così sul tavolo, ma che meriterebbe ulteriori approfondimenti, vi fu comunque anche un'idea di punizione etnica, sicuramente sì, perché l'elemento italiano era quello che diciamo poteva rappresentare una minaccia al progetto della nuova Jugoslavia di Tito. Certo. Io per ora mi fermo qui perché non vorrei poi... No, avremo... Grazie per questo sottolineamento. Presidente Melotto, allora le do la parola. Ecco, non so fino a che punto questi problemi tipicamente storiografici, secondo me, ecco, hanno in qualche modo interferito, secondo lei, con diciamo il significato politico, simbolico, morale, no, che vogliamo dare ad una giornata come questa. Sono stati molto condizionanti per l'esperienza che ha di questi anni, diciamo. Sì, grazie Presidente, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Io devo dire che sono abbastanza d'accordo con più o meno tutto quello che è stato detto e che ho sentito. Arrivo anche alla tua sollecitazione. Prima di tutto volevo
partire dall'altra tua sollecitazione, quella diciamo iniziale, no? Una legge che quest'anno ha 20 anni e che quindi è più che matura, più che adulta. E questo è il primo dato, nel senso che sono 20 anni che esiste questa giornata, fa parte del calendario civile della Repubblica Italiana, sono quindi 20 anni che si parla di questi temi, se ne parla abbondantemente, quindi diciamo è difficile sostenere a 20 anni di distanza, come a volte ancora un po' si sente, che di questi temi si è parlato poco, perché 20 anni sono diciamo un arco cronologico significativo e importante. Altra cosa, ma qui insomma non voglio dilungarmi, non voglio neanche entrare in questo, insomma non voglio avventurarmi su questo, altra cosa è capire come nei decenni precedenti si è trattata la questione delle foibe e dell'esodo. Le leggi, e qui insomma io parlo diciamo da storico e non da diciamo da come ha parlato D'Agostino, quindi da presidente diciamo di un'associazione che si occupa di memoria. Le leggi sulla memoria per me sono sempre molto problematiche, lo è anche la legge che ha istituito il giorno della memoria, è una legge che ha alcuni problemi, mette insieme deportazioni che tra loro sono molto diverse, non nomina mai, diciamo, non cita mai la parola fascismo, che insomma, per il caso italiano una certa rilevanza ce l'ha avuto. Quindi non è soltanto una questione della legge del giorno del ricordo, che ha anche quella dei problemi. Ad esempio si fa uso del termine memoria e non si usa mai il termine storia. E per me, ad esempio, a 20 anni di distanza è un problema, nel senso che questo è un po' un mio cruccio, diciamo. A così tanta distanza da quei fatti e a 20 anni, diciamo così, di distanza dall'introduzione di questa legge, credo che sia arrivato il momento di parlare di quei fatti sul piano storico in maniera serena, distesa, facendo quello che fa la storia. Tu prima, Alberto, giustamente richiamavi l'attenzione su questo, ponendo anche alcune questioni. La storia contestualizza. Contestualizzare però non vuol dire... Fare gli storici è essenzialmente contestualizzare, ma questo non vuol dire relativizzare. Vuol dire semplicemente raccontare i fatti per come sono avvenuti. Mi rendo conto che qui c'è un campo di tensione con le associazioni della memoria, perché le associazioni della memoria, l'abbiamo sentito da Marco D'Agostino, sono nate e vivono per dare ristoro, diciamo così, alla memoria di chi è stato coinvolto in quei fatti. Però sono due cose diverse. Allora è vero che le istituzioni devono cercare di occuparsi, come dicevi tu prima, di dare soddisfazione alle vittime e ai parenti, diciamo, passatemi questo termine, probabilmente improprio, ma insomma ci siamo capiti. Però è anche vero, a così tanti anni di distanza, è anche opportuno a così tanti anni di distanza, che le associazioni e che le istituzioni si pongano il problema di, diciamo, veicolare un racconto della storia che sia il più condiviso possibile, perché questo lo dicevo recentemente in un intervento che ho fatto: se noi possiamo ambire, e non è facile, ma possiamo provarci ad avere delle ricostruzioni storiche che siano minimamente condivise, e questo caso è emblematico perché negli anni 90 si sono costituite delle commissioni miste tra storici sloveni, italo-croati, e che hanno prodotto dei documenti interessanti anche sul piano storiografico. Ecco, se possiamo ambire a questo, non potremo mai ambire ad avere una memoria condivisa, non soltanto su questi aspetti, ma più in generale, perché la memoria è, diciamo, strutturalmente divisiva, personale, soggettiva. La memoria è un muscolo molto, molto pericoloso, perché cancella, ripulisce, ricostruisce, riassembla. Quindi ecco perché io porto avanti questa specie di mantra, no? Richiamando l'attenzione sulla storia
e cercando di porre sempre di più il punto. È chiaro che è una cosa diversa da quella che deve fare D'Agostino. D'Agostino si occupa appunto di un'associazione dove ci sono parenti di vittime o parenti di esuli che chiedono un altro tipo di approccio. C'è un campo di tensione tra queste due realtà che è assolutamente evidente. Non credo però che proporre, insomma vado verso la conclusione, proporre degli approfondimenti che contestualizzano sia in qualche modo togliere qualcosa alle associazioni che si occupano di memoria. Io questo lo faccio anche per il giorno della memoria. Da un po' di tempo non parlo più dei campi di sterminio, non parlo più della fase diciamo più cruenta di quegli eventi, ma parlo di come si è arrivati, perché sono convinto che se ha un senso il lavoro degli storici è quello di provare a raccontare il passato non attualizzandolo, ma rendendolo in qualche modo utile per il presente. Allora, per il caso del giorno del ricordo, noi sempre di più dobbiamo cercare di far capire ai giovani, perché poi, insomma, quella è un po' la platea alla quale vogliamo rivolgerci, perché sono già o saranno i cittadini di domani, dobbiamo far capire quanti drammi hanno creato i nazionalismi, ad esempio, nel corso del Novecento, quante tragedie hanno provocato alcuni tipi di ideologie quando si sono legate in maniera perversa al nazionalismo estremo. È vero quello che diceva prima D'Agostino, c'era un progetto abbastanza chiaro da parte della del movimento di liberazione di Tito in quelle terre. Ecco, far capire questo significa dare qualche cosa di più alla storia. Ridurlo però solo a quello non significa probabilmente fare un buon servizio, perché ci dimentichiamo di tante altre cose. Quindi, insomma, per farla breve e per concludere, la parte dello storico che rompe le scatole perché diciamo complica le cose è una parte che, come dire, sento di dover portare avanti e credo sia l'unico modo perché la storia serva a qualche cosa, altrimenti è retorica, è militanza della memoria, è rottura di scatole per i ragazzi, oppure è anche qui io non sono, mi trovo sempre più in difficoltà, mi leggo al discorso dei numeri, è esibizione del dolore, è esibizione della tragedia, è in qualche modo anche, credo, non portare rispetto fino in fondo poi per quelle vittime. Quindi, ecco, per chiudere sul discorso dei numeri, sono d'accordo con D'Agostino, non è un problema di numeri, perché comunque tu Alberto richiamavi il discorso della Shoah, se invece di 6 milioni domani mattina scoprissimo un documento che ci dice che i milioni erano 4, non cambia nulla, vuol dire cambia molto, ma quello che io devo far capire alle persone è che In quel momento storico si è cercato di distruggere un popolo per il solo fatto di essere nato, diciamo, in un certo modo. Quello è il meccanismo storico che devo far capire. Poi è chiaro che entro certi limiti i numeri non comportano una differenza. Certo, se domani scoprissimo che sono stati solo 100.000, le proporzioni cambiano di molto. Però non sono il migliaio in più, le 2.000 in più, che spostano, diciamo, l'asse del ragionamento. E questo vale anche per il giorno del ricordo. La questione più complessa sono i meccanismi storici che stanno sotto, sono i processi storici che stanno sotto questi fatti che credo siano importanti da continuare ad illustrare. Mi scuso se sono... No, è una materia indubbiamente talmente problematica. Adesso io darei la parola a chi poi in queste settimane come assessore alla memoria storica ha per forza e anche diciamo regista delle iniziative, no, che il Comune ha promosso su questo tema, ha fatto necessariamente i conti con queste complessità e con la delicatezza anche di questi rapporti.
Quindi sarebbe interessante, Jacopo, se tu ci raccontassi un po' come hai vissuto e come vedi, insomma, le questioni che abbiamo finora affrontato. Intanto io ci tengo a ringraziarti, Alberto, per l'occasione per la costruzione di questo momento di confronto, perché spesso appunto i temi della memoria visti dalle istituzioni non hanno momenti di ragionamento, di riflessione, ma sono legati e relegati a mere commemorazioni che insomma vengono portate avanti da tendenzialmente le associazioni d'arma, se pensiamo in senso più generico, e se no da porzioni di società che appunto portano avanti la memoria, ma poi non c'è una riflessione nella società tutta di quali eventi, quali contesti e anche il senso con cui si vanno ad adoperare questi momenti. Quindi insieme a, diciamo, un tentativo generale che noi abbiamo fatto sul calendario civile nella nostra città, è stata l'idea di provare a costruire, tenendo un po' insieme, secondo me, perché anche poi compito delle istituzioni, come diceva prima anche Federico, è provare a tenere insieme, non sostituirsi sicuramente al lavoro che devono fare gli storici, perché non ci sono le competenze tendenzialmente per poterlo fare, non sostituirsi al lavoro che devono fare alle associazioni della memoria che portano avanti dei segmenti di memoria, ma provare a fare un lavoro, secondo me, che valorizzi entrambi i lavori, cercando di dare uno sguardo di complessità su quello che ha formato la società di oggi, e in questo caso insomma tendenzialmente tutte le date del calendario civile vanno a legarsi a una serie di vicende novecentesche, per cui poi la storia del Novecento diventa centrale nel fare questo tipo di lavoro, e sappiamo bene che insomma è anche un pezzo di storia che un po' nella vulgata comune, un po' probabilmente porta anche delle parti di realtà, anche quella magari meno studiata, più discussa perché più vicina e quindi più sentita anche in una dimensione politica, ma che poi è quella che ha forgiato la società di oggi. Quindi io credo che insomma nel lavoro che siamo riusciti a fare, a mettere in campo e che stiamo continuando a fare, sono molto soddisfatto della riuscita, perché io credo che anche nel calendario che abbiamo costruito in collaborazione, sia soprattutto con Marco, con Federico, abbiamo restituito un discreto livello di complessità di quelle che sono le vicende che hanno toccato un lembo di terra molto, molto particolare. Oggi sempre di più si parla di frontiera adriatica, di litorale adriatico, perché insomma una serie di processi politici degli ultimi 30 anni, tra la dissoluzione della Jugoslavia e l'entrata di molti paesi dell'area balcanica in ambito europeo, ci portano anche un po' a ripensare quello spazio, perché se quando è stata istituita la legge nel 2004 si parla di confine orientale, oggi insomma ne abbiamo discusso più volte e ragioniamo di frontiera adriatica, perché è un luogo che si attraversa. L'anno prossimo Nuova Gorica e Gorizia saranno insieme capitale europea della cultura, e quindi io credo che la lettura che noi dobbiamo dare delle vicende novecentesche deve anche spingerci a prendere da quelle vicende quel mai più, quel ricordo di una serie di avvenimenti, di una serie di avvenimenti legati alla affermazione di regimi totalitari nell'Europa tra gli anni 20 e gli anni 50, che ovviamente hanno avuto l'ambizione di limitare la vita cittadina, di orientarla, e su questo credo che vada fatto il lavoro più importante per provare a trovare, in quel senso in cui la memoria diventa fondativa per le società, di dare una dimensione comune del qual è il modello di società a cui vogliamo tendere. Brevemente il lavoro che noi abbiamo fatto, al di là di quelle che sono le commemorazioni istituzionali presso i monumenti cittadini, secondo me riesce a coprire un arco di tempo abbastanza ampio, perché con Marco abbiamo condiviso la costruzione. Adesso il 28 febbraio ci sarà la giornata istituzionale in Gran Guardia, dove interverrà l'ammiraglio Romano Sauro,
scopro che insomma partecipa anche di un documentario Rai sul confine orientale, che darà uno spettro un po' più ampio anche nella cadenza temporale, perché insomma la frontiera adriatica è una frontiera, ce lo siamo detti e lo si è sentito dire anche più volte in queste settimane, che subisce una serie di sconvolgimenti importanti tra la fine dei grandi imperi plurinazionali, e in quel caso si inserisce anche l'irredentismo italiano, che un po' vuole una definitiva unificazione dell'Italia sui confini che si assestano appunto su la Venezia Giulia, ma è anche un territorio che conosce appunto poi opposti nazionalismi, e quindi anche qui secondo me l'idea che noi dobbiamo riuscire a trasmettere in maniera importante è quella poi che quegli opposti nazionalismi del Novecento oggi nell'Unione Europea trovano invece una loro dimensione, un loro ruolo completamente rinnovato e ripensato rispetto a quello di conflitto che secondo il conflitto mondiale ha sicuramente esasperato. E l'altra cosa su cui stiamo cercando di lavorare molto, perché credo che sia importante in generale, è legata al tema insomma, prima Marco penso che abbia aperto una parentesi che poi non ha chiuso sul tema esuli, profughi, e quello secondo me è un'altra questione importante, perché se un vanto ha la nostra città in questa vicenda è quella di essere stata una comunità molto più accogliente di altre, tanto che appunto la comunità gli esuli istriano-giuliano-dalmati a Verona è molto presente, e in questo ragionare, io credo, non per fare parallelismi che non sono necessari, non per attualizzare, ma per ragionare di come una società si è mobilitata, si è organizzata e ha costruito dei sistemi di accoglienza, quello forse qualcosa ha da insegnarci, perché se quel confine oggi è un confine attraversabile e senza problemi, e appunto Gorizia sarà capitale europea, magari non è sempre attraversabile per tutti, e su questo una riflessione in più forse ci si può spingere. E chiudo con ultime due cose. Domani sera al Teatro Nuovo, e questa credo che sia un'altra pregio insomma nella riflessione complessiva, ci sarà uno spettacolo prodotto dal Teatro Rossetti di Trieste sui moti del 53 di Trieste, proprio per provare a dare secondo me anche qui una periodizzazione più ampia alle vicende, che appunto riguarda poi tutto quello che è stato dopo il 10 febbraio 47, la costruzione del TLT, e una discussione complessa su cui non voglio entrare, legata a il futuro di Trieste, che appunto tornerà italiana solo nel 1954 con il memorandum di Londra, e poi allo stesso modo appunto grazie all'Università di Verona, che oggi non sono riusciti ad esserci, però abbiamo costruito e stiamo costruendo questo laboratorio insieme all'Istituto sulle date del calendario civile, per cercare sempre di operare dei momenti anche di confronto con la cittadinanza, di un sapere storico che magari più facilmente resta chiuso nei mondi accademici e che invece può essere d'aiuto. In questo caso avevamo promosso in Biblioteca Civica un convegno con lo storico dell'Università di Padova Pianciola lo scorso 9 febbraio, e da ultimo il primo marzo insieme a Marco, insieme alla Biblioteca Civica, invece faremo una presentazione del fondo che NVGD ha voluto donare al Comune di Verona, proprio per la valorizzazione anche di quelli che sono tutta una serie di produzioni librarie che insomma negli ultimi anni sono state realizzate, e quindi anche una capacità di valorizzazione, di confronto. Io credo che il programma che abbiamo messo in campo quest'anno sia di buon valore. E non da ultimo, sempre in questo lavoro di riflessione, di legame col territorio, che io credo che sia importante se vogliamo spingere le persone a interrogarsi sui luoghi che attraversano quotidianamente, abbiamo voluto mettere nel manifesto che abbiamo realizzato per il 10 febbraio l'immagine del chiostro San Francesco dell'Università, che appunto per circa 10 anni è stato
adibito a campo profughi, e quindi anche lì uno spazio che magari i più giovani sono abituati ad attraversare quotidianamente, perché si va all'università, si va a studiare, che però appunto può aver assunto così nel tempo delle destinazioni d'uso, una fisionomia diversa da quella di oggi, e credo che riflettere sui luoghi che attraversiamo quotidianamente sia una cosa importante, che ci possa anche aiutare a legare la storia e la vita di oggi in maniera più importante. Grazie. Grazie, grazie molte, Assessore. E prima di lasciare spazio agli interventi dei colleghi, vorrei chiedere al dottor D'Agostino se ha piacere così, ecco, fare qualche sottolineatura anche dopo aver ascoltato le osservazioni dei suoi colleghi. Ringrazio anche per questi interventi. Una cosa, allora, due osservazioni rispetto a quanto detto dal dottor Melotto e all'assessore Bufolo. Direi tutto abbastanza condivisibile, ci mancherebbe. Noi rappresentiamo sì la realtà degli esuli, è un'associazione, mi piace però ricordare, che non è aperta solo agli esuli di seconda e terza generazione, ma è aperta come iscrizione a chiunque, a qualunque cittadino si interessi al tema. E noi come associazione non abbiamo mai avuto la pretesa, parlo come associazione e quindi non come singolo, non abbiamo mai avuto la pretesa di cercare una memoria condivisa. È un tema che si è aperto nel passato, sicuramente, se ne è sempre sentito parlare, ma abbiamo ben chiaro che una memoria condivisa non porta, posso dirlo tranquillamente, non porta proprio dei benefici. Cioè, noi non possiamo pretendere che le istanze di altre popolazioni, e memoria condivisa intendo naturalmente con i paesi al di là del confine, confini che per fortuna al momento in un'Europa unita non ci sono, ma comunque nel rispetto di quei paesi, ecco, noi non andiamo a cercare una memoria condivisa. Noi vogliamo il rispetto delle memorie, quindi rispetto per le memorie degli sloveni, dei croati, delle vittime del fascismo nei territori della Jugoslavia, ma vogliamo anche il rispetto della nostra memoria, dei nostri defunti, degli esuli, di tanti che sono morti nei campi di raccoglimento degli esuli, di coloro che si persero anche in malattie. Si conoscono poche le storie di persone che una volta arrivate in Italia letteralmente andarono fuori di testa e si persero tra gli istituti di nosocomi, manicomi, eccetera. Noi chiediamo questo più che memoria, il rispetto condiviso tra tutte le vittime. Noi abbiamo vissuto un senso abbastanza prolungato di ingiustizia, perché mi piace ricordare che queste persone che hanno lasciato tutto l'hanno fatto su una forza che era quella della violenza, su un'idea molto radicata di cosa volesse dire essere e rimanere italiani. Cercare di mettere in salvo la propria pelle, e questo fu anche la conseguenza dell'abbandono di beni secolarizzati. Abbiamo tracce dell'italianità in quelle bellissime città che si affacciano sull'Adriatico. Questo era un inciso, quindi condivido il fatto che la memoria condivisa diventi solo un'utopia, non porterebbe veramente ai benefici che noi stiamo perseguendo. Mentre devo dire, rispetto a quanto diceva un'osservazione dell'assessore Bufolo, non ho chiuso la parentesi sugli esuli. No, non è chiusa la parentesi, rimane aperta, nel senso che idealmente non si riesce a chiudere,
non si riesce a chiudere nel momento in cui è mancata, come dicevo prima, quel senso di giustizia che permettesse ai tanti esuli di poter vedere non solo ecco, i risarcimenti di quanto hanno perso, che è stato il conto da pagare per un'Italia che era stata coinvolta ed era stata partecipe e fautrice insieme ai nazisti di una guerra scellerata nell'Europa, ma abbiamo pagato il conto anche in termini di vite, di persone, e quel senso di ingiustizia oggi esiste ancora nel momento in cui ci si porta davanti a una delle migliaia di foibe sparse sul territorio carsico, dove oggi paesi che sono entrati in Europa ancora rallentano e fanno fatica a concedere quello che può essere un monumento, un luogo nei pressi di quelle foibe dove lasciare una rosa, un fiore, dove poter pregare. Ecco, noi ci diamo da fare anche per cercare di chiudere il cerchio con questo senso di ingiustizia. È chiaro che non abbiamo le pretese di poter tornare sui territori abbandonati e riconquistare quelle che erano le nostre case. Quella di mio nonno, oggi c'è un supermercato, non c'è più la sua casa che si affacciava sulla piccola baia di Parenzo. Però chiediamo, ecco, quel senso di poter, ed è nostro principio, di riappacificarci in un territorio come quello della Comunità Europea, dove, ripeto, in ultimo sarebbe piacevole poter perlomeno portare veramente un fiore sul ciglio delle foibe e far rispettare, anche poter accedere agli archivi per risalire a ricostruire quella che era il percorso di vita di tanti nostri ali che vivevano in quei territori. A me piace ricordare dove io faccio vacanze, che tra l'altro è il luogo di nascita dell'ammiraglio Sauro, l'Avarone. Ci sono dei bellissimi cimiteri austro-ungarici. Ecco, noi italiani abbiamo questi piccoli cimiteri che sono luoghi bellissimi, di gran rispetto. Piacerebbe avvenisse anche su quei territori, ci fosse questa dedizione per i luoghi dove hanno trovato la morte, dove sono ancora sepolti molti dei resti dei nostri concittadini, insieme a tante vittime dello stesso odio che ha preso di mira tanti cittadini sloveni e croati. Ecco, quindi abbiamo ben chiaro quello che sono i nostri obiettivi come associazione, e siamo sicuri e convinti che arriveremo, come lo dimostra ben citato dall'assessore, come lo dimostra la capitale europea della cultura, che sarà appunto Gorizia e Nova Gorica. Progetti che noi vogliamo anche fare in qualche modo, come dire, senza pretese, ma far sì che possano ricadere anche su una città come Verona. E Verona, ho scoperto, mi piace dare questa nota, ho scoperto da poco che aveva un suo piccolo villaggio di esuli polesani, è proprio vicino al quartiere di Santa Lucia. Il quartiere si chiamava Polese, il villaggio Polese. Su questo, per esempio, noi faremo una ricerca, è interessante. Grazie molte. Io lascerei adesso un po' di spazio a qualche intervento delle nostre colleghe, dei nostri colleghi. Naturalmente, se anche i nostri ospiti, Melotto o Buffolo, vogliono intervenire, lo facciano pure. Nel frattempo approfitto, dottor Battaggia, come ha fatto, e ringrazio l'assessore Buffolo, sì, ci sono questi nuovi appuntamenti creati insieme all'amministrazione, come quello che verrà domani sera alle 18:30 al Teatro Nuovo, I Moti del 53, appunto ricorda una pagina
poco conosciuta di quello che furono i 13 eventi che portarono poi alla riannessione di Trieste alla Repubblica Italiana solo nel 1954. Abbiamo un altro importante appuntamento che sarà il 22 del mese con l'inaugurazione alla Buvette del Palazzo della Gran Guardia, della mostra dedicata al ricordo. Pannelli sono dei pannelli che si possono scorrere tra foto e testi dello storico dottor Rumici. Ci sarà un'inaugurazione con un piccolo concerto. Il 28, per l'appunto, ci sarà l'incontro alla Gran Guardia pensato per gli studenti con la presenza dell'ammiraglio Sauro, e sarà interessante perché farà un excursus proprio storico tra la prima e la seconda guerra mondiale, questo per dare anche una definizione di italianità che si conosca ben prima di quello che fu, che furono le vicende legate al secondo conflitto mondiale. E inoltre c'è un evento importante che avverrà in città, che è quello della didattica per i nostri docenti, promosso dal MIM, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con cui abbiamo sviluppato un pomeriggio con due, diciamo, docenti d'eccezione, il professor Spazzali e il professor Pupo, non più professori universitari, ma insomma... delle autorità in materia, diciamo. Com'è? Sì, dico, delle autorità in materia, però. Assolutamente, e sì, questo è uno strumento promosso appunto dal Ministero con cui collaboriamo da anni. Tra l'altro solo un anno e mezzo fa abbiamo l'Associazione Nazionale, insieme ad altre realtà e al Ministero, sono state definite le linee guida per la didattica del confine orientale. Quindi sono tutti progetti che hanno una rilevanza importante a livello nazionale, ma naturalmente a livello locale sono delle opportunità. E chiudo, mi piace ricordare che la nostra associazione, in collaborazione anche col Ministero della Cultura, sta portando avanti un progetto che andrà a realizzarsi da qui a 2 anni, ovvero uno spazio dedicato alle nostre vicende storiche all'interno del Vittoriale a Roma. Certo. Questo è un altro grande riconoscimento, oltre a quello che si è già sentito sui giornali, di un museo che dovrebbe aprire ancora non si sa quando, un museo del ricordo. Però quello del Vittoriano è importante perché ha avuto già diversi riconoscimenti, c'è già un progetto che dovrebbe trovare la sua esecuzione da qui appunto al prossimo anno e mezzo. Certo, ma infatti credo che comunque in questi 20 anni il bilancio per quanto riguarda, insomma, la diffusione del tema sia stato raggiunto sostanzialmente. Io mi permetto anche di parlare della mia esperienza personale, ho insegnato tanti anni nella scuola superiore storia e devo dire che prima di questa legge era verissimo che nei manuali di storia non esisteva una riga dedicata a questi temi, è la verità, no? Bisogna dirlo. E invece dopo, pian piano, anche la manualistica ha cominciato, insomma, ad aggiornarsi, e anche gli insegnanti hanno cominciato a fare corsi di formazione e a rendersi conto che un pezzo della nostra storia era rimasta per una serie di motivi ai margini. E quindi, indipendentemente poi che so, anche la storia è una materia viva e risente delle passioni di ognuno di noi, ma insomma l'importante è che, insomma, io penso che la peggior cosa che possa capitare appunto è la censura negativa, cioè il fatto di non parlare di una vicenda. Ecco, poi si può parlarne mantenendo anche la propria soggettività, la propria memoria personale, ma l'importante è che esista un confronto, ecco, civile, un dialogo, una capacità di ragionare assieme, diciamo, agli altri, anche nel rispetto, diciamo, delle parzialità, no? e delle soggettività del caso, devo dire. Fasoli, chi è stato? Ecco, in realtà sono un abusivo nello studio del gruppo Domenico Tommasi, mi scuso, ringrazio i colleghi per l'ospitalità. No, ma solo una notazione di merito, ringrazio intanto tutti gli ospiti, Marco D'Agostino, con cui ci vediamo durante
i preparativi delle celebrazioni, Federico Melotto è anche l'assessore. Credo che sia importante ribadire in questa sede, dal mio punto di vista almeno, il valore della scelta che è stata fatta dall'amministrazione e dall'assessore Buffolo di, in questo come in altri casi, unire il piano della grande storia con le vicende locali, perché ci stiamo rendendo conto che tanto più riusciamo ad agganciare fenomeni come questi, che sono localizzati in altri ambiti, come dire, geografici, che hanno il loro fulcro, soprattutto per quanto riguarda la parte più tragica, insomma, delle morti in un'altra area del paese, ma legarli alla storia della nostra città, facendo anche riscoprire degli aspetti. Marco D'Agostino evocava alcuni nuclei di cittadini di Pola insediati a Santa Lucia. Penso alla storia che ci veniva raccontata da ragazzini del Cinema Fiume, della sua creazione. Penso a quello che diceva l'assessore, cioè la scelta di valorizzare anche i luoghi della città di cui magari ignoriamo la storia, come Chioggia e San Francesco, siano davvero la soluzione migliore, anche un po' per sfuggire, come tutti mi pare vogliamo fare, a quella contrapposizione ideologica, e rilegare in questo intreccio di storia anche quella della nostra città, per cui, insomma, personalmente, anche da storico, prima di iniziare l'attività amministrativa, trovo che sia una cosa positiva. Grazie Pietro Trincanato. Vediamo se c'è qualche altro intervento. Io direi che siamo in chiusura, quindi senz'altro vorrei ringraziare quindi innanzitutto i nostri ospiti. Insomma, mi sembra che tutto sommato i giudizi che emergono anche sulle iniziative che sono state promosse siano sostanzialmente positivi, poi naturalmente con il contributo di tutti si può sempre arricchire, cercare di migliorare, insomma, anche nel futuro le iniziative che potremo proporre. Quindi grazie al dottor D'Agostino, al presidente Melotto, al nostro assessore Buffolo, alle colleghe e ai colleghi, e quindi arrivederci alla prossima riunione della commissione. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata. Arrivederci.